Olsai è un paese di 900 abitanti che si trova nella Barbagia di Olulai. Facciamo parte dei borghi autentici d'Italia a pieno titolo perché Olsai ha conservato splendidi angoli nel centro storico interamente di granito. Siamo, come dire, incastonati in un contesto ambientale bellissimo. Da un punto di vista proprio architettonico credo che noi abbiamo un punto di forza importante. A Olsai erano presenti 13 mulini ad acqua, tant'è che veniva chiamata la via dei mulini. Purtroppo, dopo l'alluvione del 1920, alcuni sono scomparsi e oggi come oggi ne conserviamo ancora uno, però perfettamente funzionante, con un'unica ruota, una ruota gigante, ed è veramente qualcosa che vale la pena di vedere. Può vedere all'opera, si può anche portare via il ricordino col sacchettino di farina, peraltro noi trasformiamo il grano Cappelli, che è un grano di qualità superiore. Le attività artigianali presenti in paese sono, a parte quelle tradizionali, noi stiamo cercando però di recuperare i vecchi mestieri, per esempio quella dell'intreccio della sfodelo e quella della vecchia sedia, dell'antica sedia olzaese, che abbiamo organizzato dei corsi per recuperare questo sapere che riteniamo sia importante e fondamentale, non solo per conservare un mestiere, ma anche in termini di prospettiva economica per chi volesse cimentarsi in questa arte. Mentre sul campo agroalimentare abbiamo 3 mini caseifici che peraltro si stanno cimentando anche su prodotti innovativi, tipo il formaggio arborato o anche la gorgonzola, oltre ovviamente al pecorino romano, al semicotto. E poi c'è un caseificio che addirittura si è cimentato sul formaggio destinato al mondo dei vegetariani e non solo. Per quanto riguarda il settore dolciario abbiamo conservato alcune tradizioni, la prima è quella del pane sappa che si faceva in occasione della festività di Sant'Antonio. La sappa olzaese peraltro viene prodotta esclusivamente dai fichi d'India, non usiamo altri prodotti da trasformare per ottenere la sappa. Abbiamo conservato la cultura e la tradizione del pane, ogni famiglia se lo fa per proprie provviste, ma abbiamo anche alcune persone che lo fanno per venderlo. Olsai poi ovviamente conserva e vuole conservare una tradizione culturale che parte da lontano. Abbiamo una pinacoteca comunale che a oggi conta oltre 250 opere esposte. Noi abbiamo ovviamente una casa museo, la Casa Museo Carmelo Floris, che ormai è diventata un punto di forza nel panorama delle opere d'arte, e vogliamo proseguire in questo senso, perché già dagli anni 80 con la 3 giorni di pittura noi abbiamo ovviamente raccolto decine e decine di opere d'arte che oggi fanno appunto parte della collezione della Pinacoteca Comunale e dello stesso Museo Floris. Per noi Autunno in Barbagia ha rappresentato un'occasione straordinaria di promozione del territorio, di saperi, sapori, la cultura, ed è qualcosa che poi rimane nel corso del tempo, perché il visitatore ritorna e quindi vuol dire che nella promozione del paese si sta facendo tanto, e faremo di tutto perché la cosa possa proseguire, ovviamente insieme alla Camera di Commercio, all'Aspen e a tutti gli attori protagonisti, che sono tutti i comuni che aderiscono.